si sente? Fratello? No. Domani ci sentiamo, siamo qui in tiro. C'è il mio collega. Dobbiamo dire anche il palco. No, ma è... Aspetta un attimo. Allora, sì? Molto velocemente, nonostante l'incontro un po' lungo, sentite. Oggi non c'era ancora nessuno della GBF, ma ci hanno confermato che è una scatola vuota che hanno usato per fare l'operazione, perché non hanno fatto i conti e non sanno se questa operazione sarà fattibile o no per via del discorso di costi, che nei fatti non sanno neanche quant'è ancora l'indebitamento dell'azienda. La cosa è che loro dicono, però non possiamo fermare Ducati, noi gli abbiamo detto se pagate gli stipendi veniamo a lavorare, se no ci dispiace, non ci sono le condizioni. Loro dicono ci sono 150.000 euro che stanno arrivando ancora, sì, al solito, gli abbiamo detto che per noi può essere anche vero, gli crediamo, se stanno arrivando, appena arrivano andiamo a lavorare sapendo che pagherebbero solo una parte solo delle tredicesime con i 150.000 euro, perché per pagare dicembre tredicesima per tutti, operai impiegati che non si può differenziare, ci vogliono 280.000 euro. E loro dicono di fatto, ma noi qua insomma non ci mettiamo neanche un soldo finché non siamo sicuri se ne valga la pena o no. Quello che aveva detto l'altra volta il dottor Stella sono tutte puttanate, cambiato tutta versione, quindi non è vero che noi ci interessa andare dal fallimento, anzi se l'azienda fallisce non la prendiamo, anzi allo stato attuale molto probabilmente non la prendiamo proprio. Io gli ho detto guardate, voi ci dovete fare solo un favore, siccome noi abbiamo fatto i conti e secondo noi il 7 che scade la cassa c'è la possibilità di riattivare la cassa integrazione ordinaria per almeno 6 mesi, voi ci firmate che attivate la cassa integrazione ordinaria per 6 mesi, così non abbiamo il tempo per fare l'otto, la raccolta delle firme e tutto, fare l'istanza di fallimento finché non viene nominato il curatore che poi apre la cassa integrazione straordinaria per fallimento, punto. Perché altrimenti noi rischiamo che dall'otto, quando raccogliamo i documenti, a quando si deposita l'istanza, a quando il tribunale ci dà il curatore, passino 3-4 mesi dove saremmo tutti senza neanche un soldo. Invece se apriamo la cassa integrazione ordinaria riusciamo a gestire anche quel periodo. Ci hanno chiesto se no di usare la cassa integrazione straordinaria in deroga della regione, ma gli abbiamo detto di no perché è prevista per le aziende sotto i 15 che non ce l'hanno. È prevista per le aziende che non hanno dichiarato gli esuberi, invece esatto, loro le hanno dichiarato, ed è previsto per le aziende che hanno un piano industriale di rilancio, qui invece non c'è niente. Quindi rischiamo addirittura di chiederla e che ce la bocci la regione e fare una figura veramente in una fase poi dove loro ridevano, però per me non c'era un granché da ridere quando gli abbiamo detto guardate che voi vi presentate a fare un'operazione con due condannati e un indagato. Ok, quindi loro hanno detto a GBF abbiamo nominato quell'amministratore delegato lì perché tanto uno valeva l'altro. Perché pensa alla serietà di queste persone. Sì, sì, anche perché GBF capitale interamente versato mi risultano 10.000 euro, quindi... La cosa ha detto, ma se fermiamo Ducati è un disastro, potremmo far venire 30 lavoratori, li pago io di tasca mia, noi gli abbiamo detto guardi, è meglio che faccia una ricevuta perché la vengono a prendere, ma una cosa, probabilmente a sentir loro, se non ci vogliono 280.000 euro, adesso guardano mami mo se li trovano, ma se no si sfila, quindi questo dimostra che non c'era un interesse, e il gruppo Caponi ha detto che lei non prende lei Verlicchi perché lei non rischia l'acquisizione di un'azienda, così conseguentemente rimaniamo confermati il 28, esatto, ragazzi, perché se vediamo l'assemblea, se ci sono novità vi diamo l'elenco dei documenti da portare, l'8 per raccogliere le firme, l'istanza e quello che c'è da fare, se il sindaco ci ospitasse andiamo a fare l'assemblea dell'8 nella sala consigliare, perché però sai ci deve ospitare perché il 28 ci ha detto che non ce la faceva, quindi sai anche quelle. Alessandro Verlicchi è, ma chi lo vede più? Alessandro Verlicchi è latitante, completamente latitante, addirittura ci è venuto un brivido quando ci hanno detto se non perfezioniamo l'acquisizione non si sa se l'azienda torna
alla proprietà di prima, prima o no? No, ma non c'è un'altra cordata. Ma no ragazzi, non c'è problema. C'è l'istanza, tanto quando fai l'istanza, no, tanto quando fai l'istanza di fallimento, fai l'istanza di fallimento. Poi chi vuole, noi gli abbiamo detto, ci sarà un bando, ci sarà il tribunale, la venite a comprare lì con le regole, le leggi che prevedono, che tutelano. Ascolta, ma si è sentito dire che Valgetto fosse interessato? Ragazzi, lasciate stare le voci, che ne sentirete mille, sentirete anche che facciamo una copertina. Operativa, io e Andrea la compri a noi. Esatto. Tutte cagate, lasciate girare per carità. Piuttosto compro. Una denuncia alla magistratura. Sta già facendo l'indagine la provincia di Bologna su questa cosa, ha portato avanti l'esposto. Gli abbiamo detto anche questo. Anche perché oggi non poteva firmare niente a nessuno perché non c'era GBF. La storia del CUD, allora loro hanno preso anche lì tutti i vostri dati portandoli a Pontedera. Tutto là. Questo non si poteva fare perché l'azienda di proprietà di GBF, non di Tecnocontrol. Lì c'è stato un problema vero che non hanno saputo giustificare, sanno che su questo rischiano perché il dottor Massimo Stella è stato ufficializzato che è amministratore delegato di Tecnocontrol, uno dei due, però è anche consigliere di GBF, quindi è consigliere dell'azienda che dovrebbe rischiare di fallire e amministratore delegato di quella che la deve comprare. C'è un leggero problema, diciamo che tocca un po'. Neanche il premier in Italia è arrivato a tanto. Fare una così, questa è veramente fantasia, però a me non mi interessa, rimaniamo con le date che vi abbiamo detto. Il 28 alle 10 qua. Il 28 l'obiettivo 10. Adesso è quanto 10. Prima firmare la cassa integrazione ordinaria per, con decorrenza dall'8. Con decorrenza dall'8 o dal 7 quando scade, non mi ricordo quando scade. Sempre me ne gatti. Chi la fa questa operazione? Chi la fa questa operazione? Uno per volta. La stiamo facendo andare avanti ancora se fermiamo questa ordinaria. Qua c'è la ordinaria. C'entra per non avere, perché non rimani senza. Se noi l'8 raccogliamo i documenti, li presenteremo il 15, il tribunale nominerà un curatore alla fine di aprile, il curatore farà la cassa di integrazione straordinaria per eccezione il 15 di maggio. Passano 3 mesi e mezzo qua. Perché vi devo lasciare 2 mesi scoperti? Ecco, chi firma la cassa gliela abbiamo chiesto. Chi firma la cassa da GBF, infatti oggi non c'era nessuno che potesse firmare niente. Non si sente. Tutti. Ma sai, lì dipende molto, bisogna attenzione, la GBF ha ricevuto un conferimento del 100% delle quote, ok? Se tra le parti ci fosse un accordo che dice che in caso l'acquisizione non si perfezionasse entro 60 giorni, dico una cagata, l'azienda tornasse di proprietà di chi ha ceduto le quote, fallirà in mano di Verlich. Io, tanto a noi però quello non ci interessa più, cioè per me la può prendere il Papa. Dico Palino. Tanto le garanzie da d'ora in poi non arrivano più dalle aziende, arrivano dal tribunale di Bologna, se non cambiano. Ma da qui all'8 chi fa la cassa integrazione? GBF, che ci deve chiamare a giorni, ci ha detto questo, che almeno il dottor Lino Martino su questo è uno che se lo cercate su internet non si può sputtanare, e ci ha detto agiremo per la cassa ordinaria per farla. Troveranno qualcuno che la firma. La cassa di febbraio? Sì, però se non la firmi ti chiama anche qualcuno e ti chiede poi perché non l'hai fatta, se c'era disponibile. C'è una domanda di un collega. Cioè, visto che non vorrei che poi saltasse fuori che questo qui non si va alla firma e ci ritroviamo all'8 che non c'è di fatto questa cassa integrazione. È una possibilità rara, ma è una possibilità. Non è meglio che noi acceleriamo i tempi? No, perché ci deve scadere tutto febbraio. Per quale motivo deve scadere? Perché io a febbraio ho tutto febbraio, tutto marzo e tutta la 13ª, evitando e evitare così che mi diano una conta per partire con l'istanza. Dopo è inattaccabile. Perché mi scade tutto il mese, che diventa esigibile dal primo. Cioè la cassa integrazione di febbraio come viene comunicata? Allora la cassa integrazione di febbraio ci hanno garantito che entro il 28-1 danno le ore, questo ci siamo. CUD si stanno impegnando per questo. Hanno detto che ci provano, ma il CUD secondo me se va bene, se facciamo una busonata, se facciamo una busonata il CUD entro la fine di aprile, ma a meno che questi però come sembra non si ritirino, perché sennò i CUD non li vediamo. E siamo evasori fiscali. Eh?
è tutto lui che sta prendendo per il culo. 31 marzo finisco, ho firmato il regolamento. Beh, sì, c'è un atto da un notaio, c'è un atto da un notaio. Sul CUD, sul CUD, attenzione. Siete? Sul CUD abbiamo fatto una discussione con l'azienda, è meglio che la teniate presente. Non è detto che l'emissione del CUD vi dia la possibilità di avere il recupero dei soldi, perché se tanto mi da tanto quei soldi dovrebbero transitare dalle banche Berlicchi, e se le banche hanno già il diritto di prelazione da altre, rischiate che l'INPS versa all'azienda i soldi per darveli come sostituto d'imposta e lui se li manda. Quindi possono versarli direttamente, però bisogna vedere, questo io vi dico la verità, non lo so, sentire con i patronati e con l'avvocato, perché questa è un'istanza di recupero anche questa. Crediti. Quelli che finiscono la cassa il 27, scusami, 27, c'è da fare di nuovo il 27? L'8 febbraio, il 28, sì. Ok, lunedì. Cioè, adesso c'è la cassa a oltranza. Boh, perfetto, era solo questo che chiedevo. Cassa a oltranza, niente, cassa a oltranza, così com'è. Capito? Come, cosa capito? Allora, verrà dato a chi ne fa richiesta. Questo interessa a tutti, verrà dato a chi ne fa richiesta una dichiarazione che l'azienda ha posizionato i lavoratori in cassa integrazione per crisi, che vi potrà servire anche se qualcuno deve sospendere il mutuo, se qualcuno deve andare in banca. La e tutte quelle cose. Chi le fa? La Sandra ce l'ha detto. Ce l'ha detto che lo fa lei. Volete andargliela, potete già andargliela, anche io non lo so, fate come volete. C'è una domanda? Su questo fatto che hanno detto dei soldi, 150.000, 50.000 versati, qual è la posizione proprio precisa? Quella di prima, quando vi pagano? Si va a lavorare. Io dicevo un'altra cosa, però praticamente avevo detto che c'è già stato un versamento di 50.000. C'è stato che hanno pagato dicembre, saldo di dicembre per gli operai. Ma poi ce ne sono, c'è stato, sì, sì, okay, sì. Poi ce n'è stato e ce ne sono altri 150 che però l'amministratore deve firmare, sono lì, sono pronti, però arrivano. Ma manca qualche firma. Manca qualche firma che però la faranno. Arrivano domani ma non ce lo possono garantire. Dopodomani ma non ce lo possono garantire. Lunedì ma non ce lo possono garantire, abbiamo detto. No, ma ci mancherebbe, quando arrivano? Lavoriamo. Vediamo a lavorare. Nel frattempo stiamo in casa che siamo sicuri che lì. Riprendiamo. Se lo comunico. Sai che esiste davvero? Abbiamo detto all'azienda anche questo. Siccome cose, Lino Martino, servizi alle imprese. Vorrà dire che quando si farà l'istanza, chi ne ha avuti di più ne dovrà chiedere di meno. Sì, però l'accordo per lavorare vale per una cosa. Ah, no. Gli accordi per tornare a lavorare vale quando mi hanno pagato. Rientrando nei termini di legge, cioè massimo. Due mensilità scoperte, non due mensilità scoperte, quindi un e mezzo, compreso anche marzo-aprile per quelli che c'erano, allora si torna a lavorare. Oh, tenete presente che abbiamo fatto i conti, ci vogliono 280.000 euro, di cui 150.000 a sentir loro già presenti, quindi un imprenditore che fa un'operazione su un'azienda così non ha 130.000 euro da mettere lì, c'è una macchina che ne costa 200 parcheggiata lì. Sì, ragazzi, se proprio dovessi fare della... Ma Sandra quando è disponibile? Basta! Non c'è altro. Ci vediamo il 28 quale 10 con vi daremo i documenti per l'elenco dei documenti da portare per fare iscritti alla FIM, iscritti alla FIOM, tutti. Grazie allora. Sì, tutti straordinari. Allora come ti sembra? Sembra che stiamo andando nella direzione giusta. Cerchiamo di fare un fallimento a nostro favore, se non altro. Perché per come stavano mettendo le cose, andare in mano a questa gente avremmo perso sicuramente più di quello che ci spetta. Dai, cosa ne pensi? Cosa ne devo pensare? Ormai ci siamo. Purtroppo in Italia è un paese che la forza lavorativa degli operai, che l'economia del paese, viene sempre maltrattata, è messa sotto i piedi da questi signori che si fanno i soldi e si arricchiscono alle nostre spalle. Quindi è uno schifo che nessuno ci tutela. Che possiamo dire di più? Accettiamo per quello che ci viene dato, in questo momento. È tutto. Te cosa ne pensi? Io ho smesso di pensare perché non ho più la forza, guarda. Aspetto e vedo come vanno le cose.
Tu? No, io uguale come lui, non penso niente, ormai aspetto, vediamo cosa succede in futuro, ok?